Esiste un nesso tra l'alimentazione che gli immigrati praticano quando vengono a stabilirsi nel nostro paese e le patologie tumorali di cui restano affetti, così come la mancanza di prevenzione favorisce lo sviluppo di tali malattie. Per fare il punto sulla situazione, questa mattina nell'aula CERA dell'ospedale Pascale è stato presentato il manuale Migrazione e Salute, dalla nutrizione alla diagnosi precoce, nato dalla collaborazione tra la città metropolitana di Napoli, la prefettura, l'istituto Pascale, la LILT e le associazioni che operano nel settore. Al convegno sono intervenuti il sindaco metropolitano Luigi De Magistris, l'assessore al welfare del comune di Napoli Roberta Gaeta, la responsabile dell'ufficio immigrazione della prefettura Gabriella D'Orso, il capo di gabinetto della città metropolitana Giuseppe Cozzolino, medici, biologi, sociologi ed esperti. In primo luogo è stato esaminato il rapporto tra alimentazione e insorgenza delle neoplasie. Evidenza scientifica, appunto internazionale, ha evidenziato come l'alimentazione ha un ruolo importante nella prevenzione di alcuni tumori in particolare, e quindi chiaramente anche per la popolazione degli immigrati resta cruciale e fondamentale iniziare un primo momento di prevenzione attraverso una sana e corretta alimentazione. Un cambio di alimentazione sarebbe dunque auspicabile, pur nel rispetto delle loro tradizioni. Nella popolazione immigrata, se fanno un cambio di alimentazione adeguandosi a quello che è il nostro stile mediterraneo, sicuramente aggiungono un valore in più rispetto a quello che è la prevenzione. Molto spesso però, e anche giustamente, gli immigrati non tendono a modificare completamente il loro comportamento alimentare adeguandosi al nostro modello, ma molto spesso delle loro ricette che noi abbiamo analizzato in un precedente progetto sono anche da un punto di vista nutrizionale sane ed equilibrate, e quindi possono comunque integrare i due modelli alimentari e avendo comunque un ruolo preventivo importante. Un punto dal quale occorrerebbe partire è sicuramente quello della diffusione della prevenzione anche tra queste comunità. Le patologie tumorali dipendono la guarigione dal momento in cui si fa diagnosi. È ovvio, per motivi culturali, per motivi di comunicazione, che purtroppo i migranti, specie di quelle nazioni della lingua completamente diversa come il russo e l'arabo, hanno difficoltà ad approcciare le istituzioni, hanno difficoltà anche a capire quello che si deve fare nel loro paese, a maggior ragione di più nel nostro paese. Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo per anticipare quanto più è possibile il momento di diagnosi di questi pazienti, che spesso arrivano purtroppo nel nostro ospedale quando è difficile veramente potergli garantire un buono stato di salute. Usare cibi locali, mangiare quotidianamente frutta e verdura, limitare l'assunzione di alcolici, evitare il fumo, ma anche per le donne sottoporsi periodicamente a pap test e mammografie. Noi abbiamo fatto una guida in diverse lingue che serve, con 12 regole che devono seguire, che sono un po' quelle che seguono anche gli italiani, con qualche integrazione perché ovviamente le cose sono diverse, che speriamo di diffondere il più possibile, e poi speriamo di poter mandare anche appunto a tutti i canali mediatici, perché seguono molto la televisione e le persone, anche per apprendere la lingua. Soddisfatto il sindaco De Magistris, che ha sottolineato il valore etico ma anche economico della prevenzione. Io proprio stamattina alle 8:30 ho fatto una riunione, guardate, io ve lo dico subito, io personalmente mi assumo la responsabilità, non mi interessa se un domani verrà qualcuno dalla Corte, non mi interessa, perché io, avendo giurato nel 1° dicembre 1995 alla Costituzione Repubblicana, quando facevo il magistrato, quel giuramento io me lo portavo avanti, che adesso lo faccio da sindaco, per me viene prima la Costituzione Repubblicana, e nella Costituzione ci sono dei diritti dei quali noi non ci possiamo girare dall'altra parte, né se facciamo i medici, i magistrati, i sindaci o anche gli operatori sociali, e sono quello di garantire la salute, la scuola. Questi sono temi quotidiani. Ecco perché ci tenevo a passare, perché questa iniziativa è straordinariamente importante, ma anche bella, bella perché segna un passo contro l'egoismo, perché qua noi dobbiamo rompere anche questa cappa dell'indifferenza, della paura, del respingimento, cioè nei confronti di chi è differente da noi e ci può dare solo ricchezza. Ma andiamoci a vedere i dati dell'economia: se non fosse per gli immigrati il nostro PIL sarebbe ancora peggio, e la prima correzione da fare è: noi abbiamo l'obbligo morale, imperativo morale kantiano, ma anche giuridico, di dare questi servizi ai bambini, siano bambini africani, siano bambini napoletani, qualunque essi siano, e sono assolutamente convinto che, tra l'altro, e chiudo veramente, l'intervento iniziale produce anche una riduzione della spesa, perché la prevenzione, l'intervento iniziale, sono investimenti, non sono spese. Questi continuano a pensare che questa è una spesa, non è una spesa, è un investimento, è un risparmio, è economia ed è benessere. Quindi complimenti a chi ha organizzato questa iniziativa.